Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bamber21. Oggi siamo sul Clash of Clans. Non so se avete visto i miei video precedenti, ma questo è il mio mazzo, una leggendaria. Ma non so se sapete, ma nel mio primo giusto opening l'unica carta buona che ho trovato è stata questa carta qui. Quindi ora io purtroppo la dobbiamo abbandonare perché non mi sta più servendo. Eh sì, ragazzi, sto pensando, in realtà non ho pensato proprio, ma vorrei mettere qualcos'altro. La palla di fuoco per ora. Comunque potete consigliarvi benissimo giù nei commenti. Oggi faremo un piccolo test opening. Piccolo abbiamo, allora, Paolo Maggio, ci ho trovato la leggendaria. Corona, gigante e clan. Cominciamo immediatamente Paolo Maggio. Cartuffa le gemme Goblin, ok. Farò un mega video quando troverò questo. Vai. Epica! Quando esce l'epica nel bullo della corona, mamma mia, potete aspettarvi di tutto. Infatti, ta. Oh, sperato. Io ho trovato deludente. Ma si va col baule del clan. Opzioni. Prego. Sti stregoni stanno andando. No. Sperato. Ah, ragazzi, deludente. Però ora andiamo con il drago livello 3. Benissimo. Abbiamo sbloccato. Ah, l'arco X, vero, non ce l'avevamo. Sto pensando di potenziare molto di stregoni, ma meglio di no. Non ho abbastanza soldi. Ovviamente lo volevo pure shoppare. Niente. Il domatore, che sarebbe un grinder in inglese. Sto provando a portarlo a livello 6. Si farebbe molto più devasto. Per il resto il deck e il mazzo è molto forte. Non uso il P.E.K.K.A, ma nelle poche partite che ho fatto male me lo sono ritrovato contro. Il barile Goblin è stato fortissimo nelle basse, insomma nelle altre arene. Ma i Goblin al 6 ormai è un po' scarseggiano, diciamo. No. Proprio livello 7, scarseggiano, quindi no. La congelamento, io non sono mai stato una ge un mi sembro iato, un amante, anche se in un mio vecchissimo profilo di 2 anni fa io odiavo la strega, che poi è diventata la mia carta epicissima perché l'ho fatta a livello 4. Allora, la strega, ero in arena 4, la strega era contro la torre del re, me la distrugge con uno di vita. E quindi niente. E quindi io ho sbloccato il baule della corona che mi ha fatto prendere l'oro per comprare la gelo. Però alla fine non l'ho mai usata perché allora ragazzi era un miracolo trovare una epica, figuriamoci le leggendarie che erano ancora solo. Lo stregone di ghiaccio e la. No, ho sbagliato. E la principessa, cioè le prime leggendarie. Mamma mia. Ragazzi, e comunque a quel livello, cioè nel senso 2 anni fa, questi livelli, avere questo mazzo così, sarebbe stato veramente abbastanza leggendario. Davvero, sarebbe stato epico perché la Fireball al 4 forse, sì. Ce l'avevo, però le carte livello 5, quasi 6, no. Questa io non ho mai avuto un'epica livello 3, non shoppata, cioè nel senso non shoppata, non ho fatto niente. E per quando. Ah, comunque, avete indovinato di chi è questo mazzo? Dai, raga, è facile. Spero che l'indio. Se l'avete indovinato.
subito, nel senso adesso vi caricherò subito un altro video di Clash of Clans. Quindi ragazzi, vi faccio vedere. Raga, comunque mi dispiace, ma ormai la cosa di indovinare il mazzo è scaduta. Vado a controllare se avete indovinato e vi caricherò un video oppure domani. Quindi ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video dallo stregone di ghiaccio!